un'enorme ipocrisia, così si chiama, perché non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con una riforma sbagliata come l'autonomia differenziata. Non hanno neanche provato a celare il loro intento. E ancora l'intento secessionista della Lega, a cui Giorgia Meloni si è piegata per ottenere il premierato. È un cinico baratto sulla pelle del Sud, quando noi sappiamo che non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud. Il Partito Democratico difenderà la sanità pubblica e universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti vergognosamente la destra di Giorgia Meloni, senza neanche il coraggio di ammetterlo. Perché si vede che da quando lei si è seduta a Palazzo Chigi la spesa sanitaria sul PIL sta scendendo. La destra non lo fa per errore o per sciatteria, lo fa perché ha un disegno preciso sulla sanità. Vuole una sanità in cui chi ha il portafoglio abbastanza gonfio riuscirà tutto sommato ad andare dal privato e curarsi, ma chi non ce le ha quelle risorse da solo sta rinunciando alle cure. Sono le difficoltà che tutti i giorni vivono i calabresi che non hanno ancora un pieno diritto alla mobilità, mentre questi investono su un progetto sbagliato e vetusto come quello che porta avanti Salvini sul ponte di Messina, e mancano le strade, mancano i cantieri sulle autostrade, mancano pure gli investimenti sulle ferrovie. Lo Stato deve arrivare prima della criminalità e deve arrivare prima anche delle mafie, che è il contrario di quello che sta facendo questo governo, che ha avuto la bella idea, in un paese che oggi ha un italiano su 10 in povertà assoluta, di cancellare l'unico strumento di contrasto alla povertà. Potevamo cambiarlo insieme, ma non smantellarlo, perché le sto incontrando le persone che hanno perso quel sussidio e mi chiedono a me di chiedere a Giorgia Meloni: ma dov'è il lavoro di cui parla? Dov'è? Che tu sia povero o non povero, che ne dica Giorgia Meloni, non dipende da come è composta la tua famiglia o da quanti anni hai. La povertà è una cosa molto più complessa, ma non siamo stupiti, vero, di una destra che in fondo pensa che la povertà sia una colpa individuale, e invece no. Noi abbiamo bisogno di un'Europa più solidale, diciamoglielo un po' a quei pazzi che dicono meno Europa e non capiscono che in questo modo riducono le possibilità del Sud e del nostro paese. E noi vogliamo un'Europa solidale. Guardate, hanno fatto un decreto all'inizio del loro mandato che noi ci rifiutiamo di chiamare decreto Cutro, perché serve più rispetto per i morti di quell'ennesima strage, ma è un decreto che ha solo due obiettivi: smantellare l'accoglienza diffusa, che è l'unica buona accoglienza, e rendere più difficile salvare le vite in mare, pensate. È per questo che il PD si batte in Europa per una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, perché non è un mare solo nostro, è una responsabilità condivisa, perché dobbiamo fare noi ciò che Giorgia Meloni non ha avuto il coraggio di fare con i suoi alleati nazionalisti come Orban. Siamo noi a dovergli ricordare che i trattati chiedono una condivisione equa delle responsabilità sull'accoglienza. Chi entra in Italia entra in Europa. Questo dobbiamo stabilire per una vera solidarietà europea. E faremo noi ciò che lei non ha fatto. Andremo noi a dirgli: caro Orban, non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione Europea se non condividi anche le responsabilità che ne derivano. Perché i fondi europei li hanno presi per fare le infrastrutture e gli investimenti. E l'Europa non è un menù alla carte dove scegliere quello che vuoi e quello che invece preferisci lasciare in disparte. Stiamo parlando di persone. E siccome parliamo di persone, voglio anche parlare di famiglie, sì. Perché di famiglia non ce n'è soltanto una tradizionale di cui la destra tanto parla ma che poi nessuno di loro ha. Le famiglie sono tante, sono plurali e tutte vanno difese nei loro diritti, soprattutto quelli dei loro figli e delle loro figlie. E non ci facciamo dire dalla destra chi possiamo amare o chi possiamo sposare. I diritti di tutte e tutti sono anche i diritti delle donne, perché noi vogliamo un'Europa femminista, e fa male doverlo dire alla prima presidente del Consiglio donna di questo paese. Ma l'unica cosa concreta che ha fatto sulla sanità Giorgia Meloni è far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni violente sulle donne e le ragazze che vogliono accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Noi difenderemo invece quel diritto e ricorderemo alla presidente del Consiglio che lei guida un governo che ogni giorno sta facendo scelte proprio contro le donne. C'è una bella differenza tra una leadership femminile
e una leadership femminista, perché non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese. La Costituzione va attuata fino in fondo prima di modificarla con una pessima riforma del premierato, che vuol dire accentrare il potere nelle mani di un capo. L'Italia ha già dato, mi pare, e non è andata bene, E lo vogliamo dire chiaro ad un governo che si dimentica evidentemente quello che c'è scritto in quella Costituzione, o soprattutto ci ha accusato l'altro giorno Giorgia Meloni da Madrid, tra nazionalisti, amici di Trump e nostalgici della dittatura franchista, ha accusato la sinistra di cancellare l'identità. Beh, io non so voi, credo anche voi, ma io sono orgogliosissima della nostra identità, che è una identità antifascista come lo è la nostra Costituzione. Vorremmo che lei potesse dire lo stesso.